In un ambiente western, cose che avevi visto al cinema, hai potuto godere di quell'ambiente? Ti ha fatto effetto in È particolare? stato proprio. E poi scusa, e poi Bud Spencer, che è un personaggio forte per i bambini. È stata proprio l'esperienza più bella perché là c'erano tutti gli stuntmen e io mi divertivo a loro come si danno i pugni, le cascate, così. Era proprio era una cosa, che ne so, è un Luna Park per me era stato, perché era più divertente fare un tipo di film del genere perché c'erano cavalli, azione e spari, cose. Invece gli altri film, bene o male, erano più, come dire, una famiglia più di un ragazzino normale. Poi mi piace molto calarmi nei personaggi che sono un po' cioè nel senso un po' storici così, quindi sa, una bellina esperienza vissuta 3 mesi tutti ad Almeria in Spagna ed è stato divertentissimo. Poi Anche Bud Spencer, lui, vabbè, cioè, ero l'unico bambino, poi sai, coccolavo tutti, cioè, avevo 8 anni, 9 anni, ero un po' la mascotte del set. passa un po' di tempo dopo quel famoso filone di cui abbiamo parlato e arriva Nero Veneziano, un giallo, quindi un'ambientazione un po' strana. Tu eri già adolescente, Nero Veneziano avevo già 16, 14, 15 anni ed è un film dove io facevo la parte di un cieco, quindi ho avuto tutta, cioè, una storia. Prima sono stato a scuola con questi bambini, ho frequentato un posto per questi ragazzi ciechi, ho imparato un po' come comportarmi, come muovermi. È stata una bella esperienza, però ecco, lì era diverso perché avevo quello che è del 77 o 78, non mi ricordo, avevo già 15 o 16 anni, quindi già quella era la fase dove non era più un gioco e diventava un lavoro, perché anche prima era un lavoro, ma io lo sentivo come un gioco. C'erano dei soldi, ovviamente il produttore investiva dei soldi, quindi avevo anche delle responsabilità. Già lì cominciavo a sentire più responsabilità. Ma quel lavoro però è sempre piacevole? Oppure cominciava? È sempre stato piacevole perché poi ho avuto, ecco, Nero Veneziano è stato l'ultimo film che ho fatto, diciamo, da adolescente. Poi ho avuto un break di 4-5 anni, ho ricominciato dopo. Se ho ricominciato, evidentemente perché la cosa mi piaceva, la vivevo comunque bene, ma non la vivevo più come un gioco. E l'atmosfera del giallo, siccome Venezia è un ambiente, un'atmosfera particolare, eccetera, tu riuscivi a vivere anche quella pur lavorando, pur recitando, riuscivi a vivere quella dimensione là, oppure non hai avuto, cioè non c'è stata questa possibilità perché era troppo tecnico il lavoro? Non so se sono stato Ho chiaro. capito, no, il lavoro era tecnico, in effetti sai che c'è, cioè, quando fai, almeno per me, quando fai un film sono tutti pezzi, no? E tu li vivi momento per momento, quindi anche il thriller poi, la scena quella un po' cruda, perché c'erano alcune scene un po' forti, le vivi nel momento, capito? Quando guardi il film è diverso perché guardi tutto un film dall'inizio alla fine, la musica, i dialoghi, così, vivendo momento per momento vivi quei 30 secondi di Chuck e poi dopo è chiusa, capito? Passi alla cosa. Ma il copione in Nero Veneziano lo conoscevi già oppure? Certo, no, tutto, poi sono tutti i film che erano fatti in inglese, quindi dovevo farlo prima in italiano, poi dovevo imparare tutto quanto in inglese e poi dovevo comunque avere un dialogue coach che stava con me, tutto quanto. Ecco, quella era la cosa abbastanza pesante perché comunque, oltre che a recitare, dovevi pure avere un'dizione in inglese giusta, quindi cioè proprio due scatole. Dopo qualche tempo arriviamo a un serial che è stato un cult di Italia 1, che è Ragazzi della Terza C. Italia 1, ho detto bene? Sì, no, hai detto bene. Beh, quello già, sì, quello ci arriviamo. Io avevo già 23, avevo fatto delle cose prima, però non che non Sono delle avevo. tappe Sì, fondamentali, sì. quello avevo, era dell'86, 87, 24 anni. Da lì fui scelto per fare questa serie e ha avuto un successo grandissimo. Quante, tu ti ricordi quante puntate ci ha avuto? 33. 33 puntate. Quella dimensione là, cioè di qualcosa di molto leggero, eccetera, era quello che volevi fare o l'hai fatto perché era lavoro? Guarda, non era quello che volevo fare perché era la prima volta che facevo parte di un cast comico, cioè nel senso leggero, appunto un po' comico. Io non avevo mai fatto cose del genere, venivo da cose tipo drammatiche, un po' più impegnate, quindi è una cosa che non è che non volevo fare, magari avrei voluto fare altre cose, però comunque sai, quando lavori da giovane, alla fine devi fare tutto quello che ti propongono nei limiti. E poi alla fine mi ci sono ritrovato, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio perché venivo cioè, appunto da tutt'altra esperienza, poi alla fine non ci credevo molto in questo prodotto, ho detto vabbè, mo speriamo non va bene e devo dire l'unico che ci credeva era Fabrizio Bracconeri, quello Sì. il roscio, che dice vedrai, vedrai, vedrai e alla fine ha avuto ragione lui perché appena uscita la prima puntata, mi ricordo proprio la mattina sono uscito di casa, l'assalto per strada, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Adesso ti faccio una domanda difficile. Se puoi rispondere sinceramente, se no non mi rispondere. Che cosa ti ha deluso di questo ambiente, di questo lavoro, del cinema? Allora,
Quello che non che mi ha deluso, sì, è un po' l'ambiente, nel senso, cioè, a me piaceva fare questo lavoro perché mi piaceva stare davanti a una telecamera, mi piaceva come cosa, però è tutto il contorno, cioè ho capito poi che questo lavoro lo fai se hai delle conoscenze. Oddio, si può anche arrivare per tuo merito, perché dice uno è un bravo attore o non è un bravo attore, però soprattutto devi, che so, frequentare persone giuste, stare alle feste giuste. Io invece non sono capace di avere pubbliche relazioni, cioè se io devo uscire con te ci esco perché mi stai simpatico, se invece mi devi dare qualcosa mi blocco, magari esco, però non, poi non riusciamo a entrare in empatia, quindi si finisce là. E non avendo delle grosse pubbliche relazioni, ho detto che faccio, continuo e magari il rischio di fare tutta una vita così aggrappato a, per fare, che so, 5-10 pose nell'arco di un anno, oppure mi creo una struttura per conto mio, ho preferito fare la seconda. E invece che cosa ti prendeva fortemente di questo mestiere? La telecamera. Sì. A me sto fatto di stare davanti alla telecamera, anche se sono una persona profondamente timida, però poi quando c'è una telecamera davanti, anche se ci stanno, che so, o uno o mille persone dietro, è come, era proprio il rapporto con questo oggetto, diciamo, che mi piace. E il rapporto che adesso hai col cinema, cioè lo vedi il cinema, che tipo di cinema? Io guardo tutto, i film guardo, italiani, esteri, tutto quanto, e, proprio sono, vado spesso al cinema, ultimamente avendo un figlio piccolo vedo più film, voglio dire, sì, adatti a lui, sì, però non ho nessun pregiudizio, guardo tutto. Quindi lo sport e la palestra non hanno soppiantato questa passione? No, questo è un lavoro, qui sto bene, ormai sono tanti anni, insomma, siamo tutti una grossa famiglia, però no, il cinema mi piace sempre, più cinema che televisione. C'è un desiderio che puoi dire, che vorresti realizzare? Allora, vorrei, mi piacerebbe una volta ritentare, così, per vedere se ancora sono capace a stare davanti a una telecamera, perché ormai non ho più, come dire, l'abitudine di stare davanti a questo mezzo, dietro a questo mezzo. Sono capitati, che ne so, sicuramente anche la tecnologia è andata avanti, io sono rimasto che c'erano le 16 mm e le 35 mm, adesso si va in digitale e quindi è cambiato anche tutto quanto. Vorrei vedere se... Ho avuto anche l'occasione, che è successo, poi non si sono chiuse alcune cose, di vedere se ancora sono in grado di fare questo tipo di lavoro. Sei rimasto? Sì, poi non lo so, perché io la paragono sempre, ecco, rispetto a questo lavoro, un po' come una palestra, nel senso il primo giorno vai, ti fa male tutto, il secondo un po' di meno, dopo un mesetto così uno prende la mano, anche perché poi vedo tanta gente, insomma, che poi alla fine, vabbè, dice non è purtroppo, sai come... Come, cioè, se domani io corro i 100 metri in 9 secondi, sono il primo al mondo e nessuno discute. Qui in realtà possiamo stare a parlare 2 anni, nel senso, a te ti piace uno, a me ne piace un altro, chi è più bravo di quello e chi è meno bravo di quello, è un fatto soggettivo, quindi poi la bravura dove sta? Sei rimasto amico, in contatto con qualcuno dei personaggi con cui hai lavorato? Sì, soprattutto con i ragazzi, ormai vecchi, insomma, di questi, i ragazzi della terza, ci sentiamo, ogni tanto ci vediamo, anche se poi, soprattutto noi maschietti che stiamo a Roma, perché qualcuno era di Milano, qualcuno di Brescia, sì, no, sono rimasto in contatto con quello. Senti, ma per questa pancetta che a un certo punto viene, perché si mangia molto, devo dire, si mangia molto, c'è qualcosa che si può fare, oppure io e gli altri, non tu, di una certa età dobbiamo ormai rassegnarci? Cioè, ormai parliamo in termini di una certa età, no? Giustamente, vabbè, mi cominciano a dare, io mi ricordo, ormai sono 12 anni che sono qui, all'inizio vedo persone che non conoscevano, ciao, come stai, così, adesso vengo e mi dico, senta, buonasera, mi prende l'angoscia, perché comunque, vabbè, no, la pancetta, guarda, è solo un fatto di alimentazione e di lavoro cardiovascolare vuol dire, che ne so, tapirulan, ciclette, di un lavoro così, soprattutto è il mangiare, è la mangiare cosa. Però uno può mangiare e poi se viene in palestra riduce i danni? Sì, questo lo puoi fare, però il fatto di venire in palestra, però non te devi andare a mangiare, che so, 2 kg di pasta, sì, e 2 kg di cose, cioè devi avere un'alimentazione controllata, puoi mangiarti tutto, basta che è controllata.